Hola! Hola, hola! Eccoci qua! E finalmente, finalmente, dopo mesi, mi è stato un parto, un parto. Sto Int Asian Odds, il file che tutti quanti aspettavano. Mi state torturando per questo file. È pronto, è pronto, è pronto, è pronto, è pronto. È pronto, sì signore, è pronto. È pronto perché dopo una marea di test, parte presentati pure a voi, insomma, sul canale, sul gruppo, quindi fatti insieme, per cui sapete, insomma, trasparenza massima, no? E quindi, insomma, dopo, io sono riuscito a trovare una giusta combinazione di penso. Di essere riuscito a trovare una giusta combinazione di parametri per pronosticare su questi dati asiatici. Insomma, ci sarebbe da fare una premessa, insomma, a parte che penso e credo che questo video sarà abbastanza lunghetto, quindi insomma, mettetevi comodi in un bello scatolone di popcorn, una birretta e. E guardiamoci le cose, insomma, con molta calma. Io vorrei precisare, prima di passare a vedere il file, insomma, quali sono state le mie considerazioni circa il mondo asiatico, il mondo Asian Odds. E vorrei fare delle precisazioni perché in questi mesi, andando in giro in internet, a informarmi, a studiare, a capire, a perfezionare l'interpretazione degli ASEAN. Ho ascoltato, letto siti, guide, articoli in vari blog che parlavano di questi ASEAN. Ma una cosa che ho notato di fondo, di base, è che pure Asian Odds è una grande leggenda metropolitana. Dici, ma tutto tu discorsi di leggende metropolitane? Non è che tutte le scopro io. È che per capire me, dovete capire, ma penso che molti di voi lo sanno già. Dovete capire come funziona in internet, in qualunque settore, dal betting a come si fanno i dolci, a come si fa la matriciana, insomma tutti i vari tutorial, blog e cose che ci sono in internet su vari settori. Che cosa succede? Allora, limitiamoci al betting. Che cosa succede? Che qualcuno si avvicina, qualcuno insomma pratico, bravo, molto bravo, guru, si avvicina a questi Asian Odds, ne fa una sua interpretazione, è il primo a parlarne, ma sono sue interpretazioni, le pubblica, qualcuno se ne convince, le sposa come idea, si convince di quello che ha detto sto signore e si comincia la divulgazione. Cioè, se ne comincia a parlare nei forum, se ne comincia a parlare sui gruppi, se ne comincia a parlare su Facebook, tra amici, tra questo, questa cosa diventa un dato di fatto certo. Perché l'ha detto quello, poi l'ha cominciato a dire il secondo e il terzo. Sapete, ai tempi del multilevel, quando c'era il multilevel nelle vendite, no? È la stessa cosa. Cioè, il capo dice una cosa, tutti gli altri dicono la stessa cosa. Senza nemmeno, come dire, porre una interpretazione diversa, ma sarà che forse può anche essere così? No, comunque a parità, il primo ha detto così, è così, non si discute più. Vabbè, e sta cosa va avanti, si gonfia sempre di più, si gonfia sempre di più, e quella cosa diventa statica così, certa così, sicura così, perché lo dicono tutti quanti, ma lo dicono tutti quanti ripetendo la stessa cosa che ha detto uno solo. Se voi andate a leggere i blog che parlano di ASEAN, sono tutti articoli copiati e incollati, copiati e incollati, copiati e incollati, ma anche siti importanti, perché
possono essere l'origine, possono essere invece che hanno copiato anch'essi da altri siti, ma comunque dicono tutti quanto la stessa cosa. Parlano di ASEAN parlando della stessa cosa. Hanno attribuito dei valori a questi ASEAN, dei valori intesi come valori di considerazione. Non mi riferisco ai dati delle quote, ma proprio come dice, sa, ASEAN Odds lo usano solo i grandi professionisti. ASEAN Odds ha a che fare con i book asiatici e quindi è quello che, come si dice, ispirazione per tutti gli altri, tutti quanti seguono a ruota e tutti quanti si intende per gli altri book mondiali, perché uno 1-8-8-bet, uno bet e questo e quell'altro e tutti quanti, boom, boom, questo e quell'altro, questo e quell'altro. Non è così, non è così. Ci stanno un sacco di errori in tutte queste chiacchiere, caro. Secondo me, questo è quello che penso io, poi sarò l'unico stronzo, l'unico scemo, l'unico presuntuoso, l'unico cretino a dire quello che vi sto per dire, ma a me piace ragionare con la mia testa, ve l'ho detto in più video. Piace capire io le cose e non farmele dire. Dici, ma poi perché noi dovremmo credere a quello che dici tu e non a quello che dicono mille persone? Perché, non lo so, forse qualcuno di voi può pensare alla metafora. Io ricordo spesso un film che ha toccato molto la mia adolescenza, che molti di voi capiranno e ricorderanno. E quel film, quella scena di quel film, guardate, è stata fonte di ispirazione della mia vita. Vi ripeto, io l'ho visto in età adolescenziale e per me è stato il cambio di marcia della mia vita. Dici, ma è mai possibile una scena in un film ha fatto questo nella... Eh sì. E mi riferisco a Fuga di Mezzanotte. Non so quanti di voi l'hanno visto, quanti di voi lo ricordano. Fuga di Mezzanotte. A un certo punto, verso il finale del film, questo signore, questo attore, insomma, il protagonista, è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, insomma, nel Medio Oriente, se ricordo bene in Turchia, mi pare. E comunque viene rinchiuso in questo carcere, subisce dei processi ingiusti e quant'altro, insomma, viene condannato, vabbè, scende giù al passeggio del carcere, sapete, l'ora d'aria, la famosa ora d'aria al passeggio. Va al passeggio e vede che c'è una specie di piazza con una ruota al centro e tutti quanti girano nello stesso verso cioè in questa piazza, intorno a questa, non mi ricordo se era una fontana, era una ruota, una cosa, insomma, qualcosa che c'era al centro di questo spazio e tutti questi carcerati che girano nello stesso verso intorno a questa piazza. Lo riguarda e comincia ad andare in senso contrario. Il che significava, io l'ho interpretato così, che lui faceva di tutto per non seguire quello che tutti quanti gli altri facevano, per non cadere nell'oblio del carcere che porta a essere tutti quanti uguali, che porta a tutti quanti a fare la stessa cosa e quindi mantenere viva la sua identità, il suo cervello, la sua condizione mentale affinché era lui che comandava se stesso e non come gli eventi della vita a trascinarlo verso quello che tutti quanti gli altri facevano. Va bene, e allora io e Michele, abbiate pazienza un attimo, fermo un attimo, che sono qua, è un cliente, e lo salviamo. Ecco qua, e quindi dicevo, insomma, sto registrando, ecco qua, e quindi dicevo, insomma, andare un poco controsenso, insomma, o quantomeno di ogni cosa farmene una mia idea e non perché mille persone dicono una cosa, quella cosa sia giusta. Ecco,
È un po', insomma, la filosofia della mia vita. Insomma, poi, vabbè, la cosa è uguale a tutta, arriva alla considerazione che quello che quei mille pensano è quello che penso anch'io, divento mille uno. Se la mia idea è diversa da quella dei mille, sarò uno contro mille, ma non è che la cosa mi interessa tanto, io resto delle mie idee. E allora, quando mi sono avvicinato a sto asiano, sono dovuto cominciare a capire di che cosa dovevo occuparmi e sono andato in giro a leggere, a vedere, a guardare. E ripeto, insomma, la cosa principale che ho notato è che ci sta questa grande uniformità che si basa, secondo me, su delle cose abbastanza semplificate, va, diciamo così. E allora cominciamo con capire di cosa stiamo parlando. Asianodes è questo, tutti fanno riferimento a questo sito qua, asianodes.com, che praticamente che cosa riporta? Riporta minuto dopo minuto gli aggiornamenti di spread e di quota riguardo alle partite di palinsesti quotate in Asia, sui mercati asiatici, dai bookmakers asiatici. In questo caso, principalmente, 1bet e 1888bet. Chiariamo questa prima cosa. 1bet e 1888bet sono due bookmakers. Come dire, che sono due qualunque bookmaker, come in Italia può essere Planet Win e che ne so, un altro di medio calibro, va, Goldbet, va bene. Non stiamo parlando di due colossi, stiamo parlando. Partiamo anche dal presupposto che tutti i bookmakers che hanno sede e lavorano nei mercati asiatici sono dei colossi rispetto agli europei, semplicemente come dire, per la platea di giocatori di cui dispongono. Un book asiatico ha un mercato di 2 miliardi potenziali, 2 miliardi di persone. Un book occidentale sui 400-500 milioni. Vabbè, quindi un qualunque book semplice asiatico è di gran lunga superiore potenzialmente a un book occidentale. Solo quantomeno per platea, che ripeto, là sotto i miliardi. E qua abbiamo un mercato di 500 milioni. In più, gli asiatici, essendo così forti, ma sono forti per l'affluenza, per il flusso di denaro derivante da 2 miliardi di giocatori, vabbè, che apportano capitali a questi siti. Questi siti sono diventati anche negli anni, come dire, degli assicuratori, usiamo questo termine, degli assicuratori anche dei book occidentali, i quali coprono le loro esposizioni andando a scaricare le proprie esposizioni presso questi book asiatici. Cioè, tanto per dire, Bet365 ha un'esposizione sulla partita dell'Inter quotata 1,50 per 1 miliardo di euro, va? Cioè 100 milioni di euro, va? Vabbè, a 1,50. Allora che fa? Va dal book asiatico, compra la quota 1,55, 1,60, va bene, ne compra una parte di 100 milioni, riservandosi quello spread da 1,50 a 1,55 a suo favore. E questo che cosa significherà? Che nel momento in cui dovrà pagare quella quota 1,50 ai giocatori occidentali, incasserà dal book asiatico il corrispondente e si terrà la differenza di spread tra 1,50 e 1,55. Ora, questo termine che sto usando, spread, non ha nulla a che vedere con questo termine qua, spread, che state guardando qua sopra, che state vedendo qua sopra. Non c'è niente. Vi sto solo spiegando che 1bet e 1888bet non sono altro che due tra i book
asiatici in circolazione, ma ritengo che io, ma non sono nessuno, ritengo che uno bet e uno 88 bet, ad esempio, rispetto a Pinnacle, vabbè, siano di molti gradini più in basso. Pinnacle è effettivamente un colosso del betting mondiale. Uno bet, uno 88 bet qua, in questo caso qua, che vengono tutti sopravvalutati qua in Italia, dai guru, da quando va, non sono altro che due sponsor di questo sito. Il giorno in cui Asian Odds, questo sito, il signore, la società, chiunque sia che gestisce questo sito, vabbè, terminerà i suoi rapporti di partnership con uno bet, uno 88 bet, qua metterà, che ne so, 138 e uno bet, che ci sta qua, 18 bet, vabbè, li cambierà. Il sito continuerà a fare lo stesso lavoro, solo che non saranno più queste due fonti qua, saranno altre due fonti, 10 bet e 138 bet. Che farete? Che direte? A quel punto lì comincerete a dire che 10 bet è il più grande al mondo, perché Asian Odds lo usa. Asian Odds non mette altro qua dentro che due dei suoi partner. Punto. Gente che lo paga, siti che lo pagano per divulgare queste tabelle. Punto. Finisce tutto lì. Asian Odds non è niente, è un semplice sito che tramite API, termine tecnico per le connessioni, sottoconnessioni, tramite queste API carica questi dati presenti sui siti, sui book, sui siti dei book, uno bet e un 88 bet. Ma ripeto, domani qua potrebbe esserci Pinnacle e 10 bet. È la stessa cosa. Voglio dire, è solo una presentazione delle quote, non è niente, niente più, niente di meno, insomma. Che ora uno carichi un 88 bet, o carichi uno bet, o carichi Pinnacle, o carichi cose, insomma. Non cambia nulla. Cambia. Credere o meno all'uno o all'altro book. Per esempio, un 88 bet offre determinate quote e determinati spread. Uno bet offre altre quote e altri bet e altri spread. Possono essere, a volte possono combaciare, a volte possono essere diversi, spesse volte sono diversi, ma sono solo due modi. È come se noi andassimo a guardare la quota in una partita Juve-Parma su Snai, la da 2,10, Planet Win la da 2,15, quell'altra la da a 2,20, ma sono solo offerte diverse, è chiaro, ma il contenuto della partita, di come quella partita finirà, va bene? Non dipende né dalla quota, né, cioè, dipenderà da tutti gli altri fattori. Ora, quello che qua viene riportato, ripeto, non è altro che quello che andiamo sul sito 188bet e troviamo questi parametri qua. Andiamo sul sito 1bet, se mettiamo in modalità 1bet, e troviamo queste le quote di 1bet. Insomma, non è questo il fattore importante. Il fattore importante è capire, e principalmente, qualunque sia il book di riferimento, capire principalmente, per capire bene gli asiatici, le quote asiatiche, bisogna capire bene che cosa sono gli handicap asiatici. Quelli formano gli spread, gli handicap asiatici. Ok? Noi sappiamo che abbiamo gli handicap in Italia, cioè quando giochiamo handicap 1 sappiamo che la squadra a cui è stato dato l'handicap deve vincere con due gol di scarto affinché la nostra scommessa sia vincente. Cioè abbiamo giocato Juve handicap 1 contro la Roma, vabbè, la Juve, affinché la nostra scommessa si risulti vincente, la Juve dovrà vincere con almeno due gol di scarto. Cioè la partita dovrà finire 2-0, 3-1, 4-2, ok? Affinché l'handicap attribuito alla Juve, sul quale abbiamo puntato, risulti vincente. Perché handicap che significa? Handicap è un handicap, cioè qualcosa che, come dire, aggrava, appesantisce, qualcosa che viene tolto a qualcuno, a qualcosa.
Nel betting, attribuire un handicap a una squadra significa mettergli un carico maggiore prima che la partita cominci. E allora, partita Juve-Roma, handicap 1 a favore della Juve, in effetti non è a favore della Juve, è a favore della Roma, nel senso che la Juve, prima che cominci la partita, è come se stesse già perdendo 1-0, prima che comincia la partita. Vabbè, quindi la Juve, affinché la scommessa handicap 1 risulti vincente, dovrà vincere con 2 gol di scarto, perché uno lo perde per handicap e l'altro gli fa la differenza sulla vittoria. Cioè, che significa? Che se tu giochi handicap 1 della Juve e la partita finisce 1-0, va buono? Hai vinto? Perché la Juve ha vinto? No. Non hai vinto con l'handicap 1, se hai giocato Juve handicap 1, non hai vinto, perché riferendosi all'handicap è come se quella partita fosse finita 1 a 1. Perché? Anzi, 0 a 0. Perché l'handicap 1 dato alla Juve, e la Juve avendo fatto un solo gol, quindi 1 meno 1 è 0. Praticamente la Juve non ha vinto, ok? Se ha vinto 1-0, è come se la partita fosse finita 0-0, per cui il segno valido per l'handicap sarebbe l'X. La Juve per vincere con l'handicap dovrebbe vincere 2-0, perché? Perché 2 meno un gol di handicap che gli è stato tolto, la partita per l'handicap è finita 1-0, per cui è uscito il segno 1. Ok? E questi sono i nostri handicap, handicap 1, handicap 2, insomma, più o meno. In Asia gli handicap sono molto più sono molto diffusi e ne sono molti di più rispetto a quelli che vengono applicati dai book occidentali. Ci sono, partono da 0 a 4 a 4,50 o da meno 0 a meno 4,50. E ognuno di questi handicap permette una serie come dire, una serie di cose, va? Diciamo, a parte i gol. Al giocatore consente anche di poter recuperare tutta la giocata, di poter recuperare una parte della giocata, oppure gli fa vincere la metà di quello che poteva vincere, se la partita termina in un modo diverso dall'handicap. Ma in effetti quell'handicap, giocando quell'handicap dava proprio quel tipo di scommessa. Cioè dice, se vince con un gol, tanto per dire. Se vince con un gol, ok. Se non vince con un gol, vabbè, noi ti ridiamo indietro il 50% della tua giocata. Ok? Oppure se doveva vincere con 2 gol, vince con un solo gol, vinci la metà di quello che dovevi vincere. Oppure quest'altro, oppure quell'altro, insomma, in questi frammentazioni 0,75, 0,50, 0,25, 1,25. Generalmente questi qua frazionati, cioè che non sono quelli 1, 2, 3 che danno la vittoria base, cioè nel senso l'handicap 1, come dicevo prima, deve vincere per forza con 2 gol di scarto. Questi qua frazionati generalmente sono quelli che integrano una caratteristica a favore o a sfavore del giocatore, cioè o puoi recuperare una parte di quello che hai giocato, oppure perdi una parte del profitto che dovevi eventualmente ottenere. E generalmente questo qua avviene con gli handicap frazionati, cioè questi qua con i decimali, diciamo così. Va bene? Quindi dicevo, per capire bene prima gli spread, ok, bisogna capire bene gli handicap, e per gli handicap basta andare su qualunque sito, insomma, anche su Google, insomma, dove volete, tanto per dire, e vi trovate, diciamo,
tabelle tipo queste, insomma, voglio prendere un'altra che c'ho più, ecco. Vi trovate delle tabelle tipo queste, insomma, vabbè, dove vi vengono spiegate tutti gli handicap asiatici, che cosa significano, che cosa si vince e che cosa si perde ogni volta che viene applicato uno di questi handicap a una partita. Va bene. Se non si capisce prima questa tabella o una tabella del genere, non si può capire il sito Asian Odds, o quantomeno tutto ciò che riguarda gli handicap asiatici. Va bene? Non si può capire, perché uno si chiede, dice, ma scusate, ma su 0,25, 0,75, più e meno, che significa? Che è esso spread? Va bene? O il total line, che cos'è? Benissimo. Quindi, la prima cosa che vi volevo dire è che, ripeto, 1-bet o 1-8-8-bet, cioè, non c'è la differenza, dice, ma che le quote 1-8-8-bet sono migliori? Ma sono migliori come possono essere migliori quelli di Planet Win rispetto a Gold Bet, ma non sono questi che determinano come dire, le considerazioni sugli handicap asiatici. Perché che ne so, cioè 1-8-8-bet, per esempio, questa partita qua gli attribuisce lo 0,75, Pinnacle gli attribuisce lo 0,25. E mica è detto che uno 1,8-8-bet ha ragione. È lui che ha deciso di attribuire lo 0,75 e gli attribuisce lo 0,75. Mentre invece Pinnacle gli dà lo 0,25. Chi dice che è 1,8-8-bet che ha ragione? È chiaro. Ripeto, qui dentro che ci sia 1,8-8-bet o 1-bet non cagna assolutamente niente, cioè voglio dire, o che ci sia qualunque altro sito, è solo una questione di quote e di spread. Come dire, invece tu hanno 1,8-8-bet, 1,8-8-bet, l'amor di Dio, 1,8-8-bet, ma sì, ma 1,8-8-bet non è altro che un buco come tanti altri. Può avere quote migliori, può avere spread migliori, ma chi lo dice che sono migliori? Come lo fate a stabilire che sono migliori? Non può sbagliare un 8-8-bet a mettere gli spread. O un 8-8-bet è meglio Pinnacle, ma se sembrano i numeri. Siamo tanti numeri, è come dire che ne sa, che Goldbet è 100.000 volte meglio e Betfair.com. Cioè, non ci sta proprio paragone. È chiaro. E poi, tra l'altro, questo discorso delle quote, dei book, è un video di pillole. Programmato che perché leggendo sul canale alcune discussioni sulle quote, alzare, abbassare le quote, ho letto altre cose, insomma, che secondo me sono sbagliate, che molti hanno idee sbagliate. Sempre perché si rimandano le cazzate che girano per anni, anni e anni fino a diventare poi delle verità, sai, si dice che mille bugie, tante bugie, tutti sono bugiardi, tutti, nessuno è bugiardo. Si suol dire, perché quando tutti sono bugiardi, nessuno è bugiardo, perché la bugia diventa verità. Vabbè. E allora andiamo a vedere e cercare di capire, insomma, al di là mo che sia 1,8-8-bet e 1-bet, andiamo a cercare di capire gli handicap. Fermo restando, e vi ripeto che per capirli bene, se volete capirli bene, dovete andarvi a cercare le tabelle handicap asiatici. È semplicissimo, insomma, scrivete handicap asiatici dovunque facciate ricerca e trovate tabelle, trovate spiegazioni per quanto riguarda sì, ecco qua, guardate, ce ne sono una marea, vabbè. 0, 5, persa, vinto, che si chiami, no, queste stazze col betto. Vabbè, quindi, insomma, capite prima queste tabelle qua e poi vi potete avvicinare al sito Asian Odds. Perché questo spread qua determina, vi fa capire, indica il book. Va bene?
come ritiene che questa partita possa terminare o possa essere, o come devo dire, non è manco, cioè in effetti io vorrei pure farvi capire una cosa, che qua, questo qua, tutte queste tabelle qua, cioè questa tabella qua, non è un pronosticatore. È chiaro, no? Qua non è pronosticatore. Questo, vi ripeto, è solo una rappresentazione grafica del palinsesto quote di 1,88 bet, in questo caso, vedete qua 1,88 bet, o di 1 bet nel caso uno voglia guardare le quote di 1 bet. Va bene? Quindi non è né pronosticatore né niente, sono solo una presentazione delle quote degli handicap che questo book ha attribuito a queste partite. Ora, questi spread qua, che sono gli handicap, quindi in virtù di quelle tabelle capirete che significa 0,75. Andiamola a vedere, tanto lo fa esempio, vediamo un po' dove stava. Vediamo qua. Abbiamo messo il handicap asiatici, andiamo a vedere questa cosa qua. Ecco qua, allora, meno 0,75, meno 0,75, però l'unica giusta accaduta. Eccolo qua, allora, meno 0,75. Il book ha attribuito meno 0,75 a questa squadra qua, Eswatini. Ovviamente, attribuendolo meno 0,75 ai Swatini, Comoros avrà il più 0,75, perché quello che viene tolto alla squadra favorita, diciamo, va ovviamente a favore della squadra non favorita. Ma andare a favore non significa che sta aiutando quella squadra là, è solo una questione di scommessa. Vabbè, va a favore perché, nel senso, in questo caso qua, tanto dire, fosse meno 1, significava che le Swatini, come ho detto prima, entrava in campo virtualmente già perdendo per 1-0. Quindi è come se fosse a favore del Comoros, ma in effetti non lo è, perché Comoros non è che l'ha fatto il gol. È un gol attribuito virtualmente in termini di betting. Allora, lo 0,75 invece che cosa dice? Risultato della squadra che ottiene il meno 0,75. Vittoria con due o più gol. Allora, la scommessa è vinta. Con la vittoria di un solo gol, vedete, perché allora, quando c'era handicap 1, la squadra che vince con due gol di scarto e basta. Come vi ho detto, i frazionati, cioè i decimali, aggiungono qualcosa in più. E quindi diventa decimale a 0,75 e vi dice che se vince con due gol di scarto, vabbè, hai vinto la scommessa. Se invece vince con un solo gol di scarto, va bene, tu vinci la metà. Cioè, io ho giocato 100 euro a quota 2, handicap meno 0,75. Se la squadra vince 2-0, va buono, allora io vinco, avendo comprato a quota 2, io vinco 100 euro, per 2 vinco 200 euro, meno i 100 sono i 100 di guadagno. Se invece la squadra vince con un solo gol di scarto, quindi vince 1-0, 2-1, 3-2, vabbè, un solo gol di scarto, io vinco la metà, per cui è come se la quota iniziale, quel famoso 2, viene dimezzato, diventa 1,50. Per cui 100 euro giocati, anziché vincere a quota 2, io vinco a quota 1,50 e incasso comunque 50 euro di vincita. Va buono. Se esce il pareggio, ho perso comunque. Se la mia squadra perde, ho perso comunque i miei 100 euro. Ok? Poi c'è il meno 1, che è quello là dei due gol. Qua invece viene dato il rimborso con un solo gol in Asia. In Italia invece non c'è rimborso. Vittoria con due gol,
Se invece fanno solo quello c'è il rimborso, cioè quindi ti vengono restituiti 100 euro indietro, quindi è come se fosse una no bet, una void, pareggio, ho perso, sconfitto, vabbè, 1,25. Quindi in virtù di questo handicap che viene applicato, viene gravato sulla squadra più o meno favorita, si capisce più o meno quale potrebbe essere tra le due squadre quella là più favorita, cioè la squadra che ha ovviamente l'handicap a favore, cioè a sfavore, quindi con il meno, va bene? Significa che è la squadra che i book intendono come favorita, va bene? Notate pure che gli asiatici lavorano sui segni 1 e 2, cioè sul segno 1 e sul segno 2. Il segno X non è proprio considerato, perché il segno X tutto sommato rientra nelle condizioni offerte negli handicap, cioè il rimborso, il draw no bet, se c'è pareggio c'è una metà della vincita restituita, quindi il pareggio è considerato come il draw no bet, cioè praticamente se avviene il pareggio, per alcuni handicap questo pareggio è a sfavore del giocatore. Loro intendono solo il segno 1 e il segno 2, cioè cosa può accadere tra queste due squadre, escludendo l'X come considerazione, cioè sulle X non viene attribuito un handicap praticamente, sul segno X, che l'X è una conseguenza del gioco, mentre invece le due squadre si affrontano, teoricamente tutte e due squadre entrano in campo per vincere. E gli asiatici dicono tra A e B, per noi la più forte è A, vuoi perché sta prima in classifica, vuoi perché te n'ha Cristiano Ronaldo, ok, per noi tra le due la A è più forte. E siccome è più forte, diamo anche una misura, diciamo che da 1 a 5, vabbè, allora è più forte la A della B di un punto, su una scala da 1 a 5, allora gli viene attribuito un handicap compreso tra 0 e meno 0,50, ma diciamo così. Se invece per loro nel range 1,5 la squadra A è più forte della squadra B di 2 punti, tanto per dire, loro gli attribuiscono un handicap da 0,75, meno 0,75 a meno 1. Se è di 3 punti più forte della squadra B, gli attribuiscono da meno 1,25 a meno 1,75. Ok? E così avanti, fino a 5. Il che significa che più è alto questo handicap, qua, con il segno meno, più è alto, più vuol dire che questa squadra è favorita rispetto alla sua sfidante. Va bene? Più è alto questo segno negativo, va bene, più questa squadra è favorita rispetto ai book. Però, come indicazione, più è alto questo handicap, di conseguenza è ovvio e normale che essendo più alto, molto più alto, di 1,5, di meno 1,5, di meno 2, meno 2,5, più sarà alto questo handicap qua, più la quota del segno 1 in questo caso sarà bassa. Va bene? Per esempio una quota meno 1,5 già significa che un book occidentale, ma anche gli asiatici, senza handicap, al club 04 sarà stato dato sul segno 1. Con un handicap 1-5 sarà stato dato una quota tra 1,45 e 1,55, 1,60 massimo. Va bene? Più sale questo, quindi, oppure più scende, meno 2, meno 2,5, più scende la quota, per cui andiamo a 1,30, 1,20, va buono? Più invece alto questo segno negativo, quindi meno 0,50, meno 0,75, meno 0,25, va bene?
più vuol dire che l'incontro è equilibrato. E quindi saliamo anche di quote. Va bene? Quindi, per esempio, una meno 0,25 probabilmente a quella squadra favorita con l'handicap meno 0,25 viene attribuito, sarà stata quotata, verrà quotata sul segno fisso tradizionale, segno 1, intorno a 1,90, 1,95, 1,85, ok? Con l'handicap meno 0,25 o meno 0,50. Quindi più è basso il meno handicap, più alta la quota. Più è alto il meno handicap, più è bassa la quota. E questo può essere un punto di riferimento per capire eventualmente quali possono essere, uno che guarda solo questo sito qua, quali possono essere le partite eventualmente che forse non ci interessano per quanto riguarda i segni 1 X2, perché francamente trovare una squadra tipo questa che è meno 2,25 va bene, ma francamente non mi interessa giocarla perché sarà 1,20, 1,22, 1,24 la quota alla Orlando Kicks, quindi la scarto, questa qua, la scarto, 0,75 già mi può interessare, 0,25 mi interessa sicuramente, 0,50 mi interessa sicuramente, ok? La 0 mi interessa sicuramente. E quindi questo è il rapporto handicap quota del segno fisso. Poi quello che vedete qua, vedete dei colori, il blu e il rosso. Generalmente per la parte spread e odds, i valori in blu significano valori favorevoli a quella squadra, cioè migliorativi. Va bene? Nel senso, come vedete qua, difatti, la quota di apertura era 1,83, pur rimanendo invariato lo spread, è scesa invece la quota 1,69. Dici, ma perché è scesa la quota e non si è mosso pure lo spread? E non si è mosso pure lo spread. Di conseguenza sarebbe dovuto scendere. Anzi, sarebbe dovuto salire, insomma, nel senso da meno 1, da meno 1,50 sarebbe dovuto passare a meno 1,75. Salire oppure scendere, non lo so come volete considerare quanto è negativo. Cioè, dovrebbe essere stato più alto, perché più scende la quota, questa qua, va bene, più dovrebbe adattarsi lo spread, va bene. Tengo a precisare che queste quote qua, odds, di apertura e current, cioè current significa quella là in corso, l'ultima, mentre invece open è quella là di apertura, cioè la prima quota che ha attribuito il book a questa partita per il segno 1, cioè per la squadra favorita. Queste quote qua non si riferiscono al segno 1 quota tradizionale, cioè voglio dire 1,88. Nel palinsesto non ha il segno 1 senza handicap del club 04 qua a 1,83. No, ripeto, questo starà intorno a 1,40, 1,45. Dice, ma allora perché qua dice 1,83, 1,69 e invece la quota è 1,40 sul book? Perché queste quote qua sono quote degli handicap, non sono quote del segno 1 X2. Sono le quote attribuite a questa partita, a questa squadra, la vittoria di questa squadra con l'handicap, considerando l'handicap. Quindi non è il segno 1 normale, è il segno 1 con handicap che è quotata a 1,69. Il che significa che questa quota, segno 1 normale, starà 1,40, 1,35, 1,37. Va bene, quindi queste quote qua sono quote dell'handicap, del segno con l'handicap. Va bene? Come se noi andiamo su, che ne so, su Planet,
andavo a capire. Penso che sarà proprio lungo, lungo, lungo questo video. Ma che devo fare? Non ne so. Allora, la Coruna 204, vabbè. Handicap. Vedete? La Coruna vincerà con uno scarto di almeno 2 pull, handicap 1, va bene? È solo questo vi offrono qui in Occidente. La Coruna vincerà uno scarto di almeno 2 pull, quindi la quota è 2,04, questa qua è 4,25. Va bene? Ed è la stessa cosa che qua. Cioè, praticamente, questa quota qua si riferisce alla quota con handicap. Va bene che non sarà handicap 1, ma sai, handicap meno 1,5. Vabbè, quindi sarà 1,69, per cui la quota del club segno fisso sarà 1,30, 1,28, 1,37. Va buono? Quindi tenete presente che queste qua sono le quote attribuite per l'handicap. Poi c'è l'over-under. Anche l'over-under ha la stessa funzione, cioè queste quote qua non sono quote over 2,5 open e current della partita club in Uriah, come caspita si chiama. No, sono sempre le quote riferite a questo handicap. Va bene? Perché poi l'handicap sull'over-under in Asia ha tutta un'altra interpretazione, per esempio la soglia 3. Quando è dato handicap 3, va bene? Se la partita termina con 3 gol, esattamente con 3 gol, la scommessa viene rimborsata. Per cui diciamo che la quota 3, l'handicap 3 è una sorta di boa dell'handicap dell'over-under. Tutto quello che è sotto quota 3 ha un determinato valore, assume un determinato valore proiettato verso l'under. Tutto quello che è sopra quota 3 va bene, quindi 3,50, 3,75, 4, 4,25 proiettano la partita verso l'over 2,5. Però il punto centrale, la boa centrale dell'handicap è il 3, è l'handicap 3. Ok, intorno a questo handicap 3 i book vanno verso il basso nel caso che ritengono che la partita si stia impostando su dei valori under, oppure salgono nel caso in cui ritengono, per una serie di motivi, perché per flussi di giocata, perché c'è stata qualche notizia, perché un difensore non gioca, un difensore importante non gioca, e allora si sposta, arrivano flussi di giocate sull'eventuale vittoria con più gol della squadra favorita, per cui il valore handicap 3 tende verso l'over, per cui sale da 3, passa a 3,25, poi passa a 3,50 nel corso della prepartita, insomma, rispetto ai flussi di gioco che arrivano dal mondo intero. Ma va capito che il giro di boa per quanto riguarda l'over-under è valore 3. Molti confondono, ho letto su molti siti che valore 3 invece indica già di per sé, questa è una delle leggende metropolitane sbagliate, ma forse mi sbaglierò io, che non ha già capito un cazzo di questi Asian Odds, probabilmente. Ma mi piacerebbe confrontarmi con dei guru, va bene? Molti dicono che già quando il book mette quota 3, tipo qua, vedete, la partita è sicuramente, già si può pensare che potrà essere over, maggiormente se confortata dai dati, per esempio qua era open 1,750, current 1,7, per cui ancora di più favorito l'over, il mercato si sta spostando sull'over, c'è il numero 3. Sicuramente la partita sarà over. Lo sta scritto qua. Sta scritto. Poi può darsi che effettivamente questa storm start finirà over, ma questo non significherà che sarà perché era indicato qua. Perché potrete vedere, come ho visto io, garantisco che ho visto,
che tante partite che avevano quota 3, cioè valore 3 qui e 3 qui, cioè praticamente non si è mosso, va bene, e la quota handicap dell'over più bassa, quindi è anche più bassa dell'under. Poi sono finite 0-0, sono finite 0-1, sono finite 2-0. Vabbè. Quindi, ripeto, tenete ben presente questo discorso che sto facendo. Io, per esempio, vi dico che partite, se questa partita qua arriva, questo porta 2 ore di differenza, quindi questa partita comincerà alle 19. Se questa partita qua ha il valore 3 fisso e 3 fisso qua, e nonostante sia scesa la quota dell'over, va bene? Io personalmente, ma vi dico che qua addirittura c'è un valore compreso tra 0 e meno 0,75, tanto per farvi un esempio di parametri pronostici che ho messo nel mio file, va bene? Se questo è 3, se questo è 3, e se questo fa uno dei due segni favoriti non va oltre il meno 0,75, anche se la quota over è più bassa dell'under ed è più bassa di quella di apertura, testateli. Ebbene, testateli. Poi vi ripeto, questa qua stasera potrà finire pure 52-0, ma non significa che quello che vi sto dicendo è una cazzata. Testatelo e vedete che saranno più le volte che queste partite con queste caratteristiche finiscono in under anziché in over. E ripeto, fermo restando che molti guru dicono che da 3 in poi la partita è già over. Non è così. Non è così. In questo caso qua, vedete, 3-25-3, per loro, per i tanti, la partita resta sempre over. Non è così. Era over. Era leggermente over. Che 3,23 e 3,25 già sta una grande differenza. Era leggermente over. Tant'è vero che alla quota di apertura era sfavorita rispetto all'under. Vedete? 2,03, 1,79. 3,25. Ma come cavi saranno un handicap 3,25? Che significa la partita è over? E poi pagano l'over di più dell'under. E come che ancora oggi c'è ancora mo sta 2,010 e un 8,70? E no, è proprio questo 2,010, vedete, 2,30 e 2,010, perché questo 2,010 si è adattato, è un leggero calo, vedete, da 2,30 a 2,010, a 2,010. Dovuto proprio a questo abbassamento qua da 3,25 a 3, quindi proiettato verso l'under. Ok? Dice, ma la quota deve salire a questo punto. Se era 2,30 e non è più over, perché non è salita? No, perché l'hanno fatto scendere di poco, hanno fatto salire un poco l'under, va bene? Dando l'idea che questo qua è più favorito rispetto a questo, ma in effetti non è così. Ripeto, poi vedremo, non lo so sta partita quando finirà. Probabilmente sarà un altro over, benissimo. Però in questo caso qua, 3,25-3, per me, ma per boa vita, esclusivamente per boa vita, vabbè, questo qua non è indice di certezza di partita over. Vabbè. Può essere una certezza al 95% di un over 1,5. Va bene? Ma non di certo, di certo, di un over 2,5. Come invece potrebbe essere questo, per esempio, da 3,5 a 4. Come potrebbe essere questo, per esempio, da 3,25 a 3,75, senza guardare gli altri parametri, io lo sto dicendo. Come potrebbe essere questo. A 4,25, come potrebbe essere di over rep, sto parlando di over 2,5, questo a 4,50, questo a 4, ok? Ma questo qua 3,3 va bene,
o 3,25 che scende a 3 e si ferma a 3, non c'è nessuna certezza che sia una partita over. Vabbè, diversamente da quando sostengono tutti gli altri. Io sostengo questo. Vabbè, quindi volendo gli spread. Quindi sono praticamente i valori degli handicap che il book attribuisce alla squadra favorita. Le quote sono le quote riferite all'handicap attribuito alla squadra favorita, va bene? Per cui qui abbiamo rappresentati le quote di apertura degli handicap, gli handicap di apertura, le quote degli handicap attuali. Va bene, è il valore dell'handicap attuale, per cui spread, non vi confondete, non c'è niente, una parola, questo non è altro che significa club 04 handicap meno 1,5. Spread, pensate che non è niente, è solo la differenza, il carico di handicap che viene dato a questa squadra. Va bene. Quindi i valori che ovviamente vanno visti sono questi quattro qua, in modo da valutare le differenze tra l'apertura e il current e i movimenti di handicap, perché come si muove l'handicap rispetto alla partenza, così indica più o meno, può far interpretare cosa potrà accadere in quella partita, ma ripeto, sono sempre dei movimenti di quota determinati da una marea di motivazioni. Da una marea di motivazioni. Perché quello che fa fede è quello di apertura, cioè che significa l'handicap di apertura che viene attribuito a una squadra, va bene, è quello che viene determinato in virtù delle statistiche storiche di questa squadra, di quel campionato, di quel testa a testa da clubi e non mi arbi qua. Cazzo, potete trovare una partita che è più facile da parlare. Quindi queste quote qua nascono, sempre degli handicap, nascono in relazione a quelle che sono le statistiche classiche che determinano le quote dei book. Va bene. Queste qua invece, i valori current, sono quelli che vengono modificati man mano che ci si avvicina all'inizio della partita. E in virtù di quello che è successo durante questo percorso, voi per flussi di giocate arrivate su un determinato segno, voi perché ci sono state delle notizie di stampa molto influenti, voi che c'è stato uno scarico forte dall'Occidente di book che si stanno assicurando, voi perché dei grossi giocatori hanno fatto delle giocate, insomma. I motivi possono essere tanti che portano ogni singolo book, non tutta l'Asia. Ecco dove sta la differenza tra 1,88 bet, 1 bet, pin eagle e quanti altri. Perché dipende da quello che accade all'interno, questo qua, questi due qua, dipende da quello che accade all'interno di ogni singolo flusso di giocate di ogni singolo book. È chiaro o no? Perciò non sono sempre allineati. Anzi, se andiamo a vedere gli handicap di Pinnacle, probabilmente saranno diversi, come anche le quote saranno diverse da queste qua di 1,88 bet, ma questo è nella normalità del betting, la diversità tra un book e un altro di qualche decimale in più, qualche decimale in meno. Ma lo spread però attribuito è quello che fa la differenza di interpretazione da parte del giocatore. Perché se io ho visto che un book aperto attribuendo a questa squadra un handicap di 1,5 e poi lo vedo che invece è diminuito a meno 0,25, secondo voi che significa? Che quella squadra è maggiormente favorita ancora di più? No. Significa che la quota del segno fisso del club sicuramente sarà salita. Significa che sono arrivate delle notizie o dei volumi di denaro, dei flussi o quant'altro che hanno condizionato
l'interpretazione di questa partita, tanto da portare il Buca a credere che forse il Crubi si rigola 3 gol di differenza, non ne fa. La partita si sta avvicinando a un maggiore equilibrio, cioè le due squadre si stanno equilibrando per un motivo qualunque. Ok? Però se invece da meno 1,5 durante il percorso da quando è aperto a quando si arriva all'inizio della partita, da 1,5 iniziale, questo qua è sceso a meno 3, tanto per dire. Si deve pensare, è lecito pensare, è ovvio pensare che il Nice qua non dà proprio speranza di vincere questa partita. Poi accade, come è accaduto altre volte, ho visto meno 4 come spread, va bene? E questo più 4, e chissà, ha vinto 1-0, ma ha vinto. È chiaro? Quindi voglio anche dire che sì, gli handicap sono indicativi, ma non è che sono pronosticativi. Cioè, è certo, siccome te ne handicap meno 4, o clubi o straccionis, non sta scritto da nessuna parte. È un'indicazione, sono indicativi di quella che potrebbe essere, da quell'indicazione uno dei tre è proprio pronostico, ma non è detto che c'è sta certezza, non c'è sta nessuna certezza. Che ripeto, torniamo sempre alla base. Può essere professionista, non professionista, scemo, non scemo, esperto, non esperto, guru, alunno, quello che sia. Nel betting non esiste nulla di certo. È tutto interpretativo, va bene? È tutto probabilistico ed è tutto statistico. Poi, o pallone rotun, l'arbitro fischia, partita finita quando l'arbitro fischia e tutti i luoghi comuni appresso. Deragliamenti, sbilanciamenti. Se, ma, se chi lo pala, se chi la traversa, se chi lo rigola. Ok? Quindi tutto questo è tutto poi gli Asian odds, gli handicap, tutti i siti di pronostici, tutti i file dei pronostici, tutte statistiche, va bene? Servono sempre come punto di studio, di valutazione, di considerazione. Va bene? Poi quando l'arbitro fischia al primo minuto e la palla comincia a girare, là non si può mai sapere che cosa succede. Quindi, né gli Asian Odds, né i file, né altri pronosticatori possono dare certezza, nessuno, ma vi possono suggerire come eventualmente interpretare quella partita. È chiaro? Quindi quando vedete dei valori blu nei spread o nelle quote, va bene, sono valori da considerare favorevoli a quella squadra. Il rosso sono sfavorevoli. Cioè in questo senso, perché favorevoli? Che vedete, questo caso qua, un che spo qua, era partito con un handicap di meno 0,75, ora sta a meno 1, quindi si è allargato l'handicap, e quindi si pensa che Stonka sicuramente vincerà la partita, insomma, o quantomeno avrà la possibilità di fare almeno 2 gol di scarto su lati, va bene? E quindi gli si viene attribuito l'handicap meno 1. Ok? Però guardate che strano, è sparito perché è andato negli start, va bene. Però volevo farvi vedere una cosa che si vedeva là, ma comunque. Sono cominciate. Non ci sto più. Latico. Vabbè. Vabbè, c'è pure qua lo stesso fatto. Guardate, handicap 1,8,90 meno 1,25. Quota bassa rispetto a questa qua corrente. Dice, ma insomma, scusa, perché poi in effetti se questo qua è ancora più favorito,
però a quota è salita. Se mi fai questa domanda, vuol dire che non ne capite niente. Più si allarga lo spread, cioè più aumenta l'handicap a quella squadra, più la quota sale. È chiaro, no? Qua è 1,89 perché l'handicap è 1,25 con le sue caratteristiche di handicap meno, cioè un rimborso, metà profitto, due gol, un gol e tutto questo fatto qua. Qua invece gli hanno attribuito 1,5. Quindi il Rigas deve fare più gol per vincere con il segno 1. Ed è ovvio che la quota sale rispetto a questa qua. Invece tanti dicono, tu guarda, se questo qua è maggiore di questo qua, vabbè, allora questo qua, allora se questo qua, questo, la quota di apertura è maggiore della quota current, vabbè, allora è segno 1, tanto per dire, vabbè, perché la quota è scesa. Tu sei scemo e non capisci niente. Tu sei scemo e non capisci niente, si dice una cosa così. Perché questa qua è salita rispetto a questa, perché è cambiato l'handicap. È chiaro, no? Io non posso andare a vedere 1,89 rispetto a 1,82. Sarebbe così da guardare se questi due qua sono uguali. Cioè, se meno 1,25 e qua è ancora meno 1,25, vabbè, l'handicap non è cambiato, ma cambia solo la quota, allora sì, se questa qua è inferiore a questa. Va buono. Rafforza ancora di più il fatto, cioè non essendoci stato movimento di handicap, di spread, l'abbassamento della quota rispetto a quella di apertura indica effettivamente un maggiore favore rispetto a questa squadra qua. Ma se l'handicap è cambiato, vabbè, anche se migliorativo in termini di betting, ma peggiorativo in termini di squadra, nel senso che questa qua dovrà fare più gol per vincere rispetto all'handicap nuovo che gli è stato attribuito. Vabbè, è ovvio che la quota sale. Ok o no? Ora vedete qua, c'è stato l'aggiornamento, la quota è scesa a 1,86, contrariamente a quello che sto dicendo io, rispetto all'1,89. Ma questi sono movimenti di flusso. Poi questa quota continuare a scendere, continuare a salire, si vedrà. Però è ovvio che alla fine, secondo me, dovrebbe essere più alta di questa qua di 1,89. Proprio perché l'handicap è aumentato. E non stiamo parlando della quota del segno 1, stiamo parlando della quota dell'handicap. Quindi a questo handicap qua corrisponde una quota più alta. Perché può essere che si verifichi meno di questa qua. Chiaro il concetto, secondo me. Ok? Quindi, diciamo, quando i valori sono in blu, sono generalmente a favore della squadra. Quando sono in rosso, sono a sfavore della squadra. Vediamo, 2,010. 2,060 è rosso perché la quota è aumentata. 1,750, 1,7 è blu perché la quota è diminuita. Va bene? Mentre invece nella total line, cioè nell'over under, la cosa è inversa, solo nell'over under. Quando è rossa, va bene? È a favore. Cioè da 3,5 è aumentato, significa che il valore è aumentato. Da 3,5 è passato a 4, quindi è salito ed è rosso il valore. Quando scende diventa blu, quindi a sfavore dello spread, dell'handicap, come lo vogliamo chiamare, diventa blu. I valori rossi sono quelli a favore dello spread, i blu sono a sfavore per quanto riguarda solo la total line. Nelle quote qua invece degli handicap
dell'over si ritorna di nuovo all'idea che il blu è favorevole, cioè nel senso che è una quota che è in diminuzione, il rosso significa una quota in aumento rispetto a quella di apertura. Quindi, se voi andate a cercare di capire un po' tutti questi movimenti, perché bisogna, per creare un pronostico, bisogna vedere che cosa era qua, che cosa è successo qua, che cosa era qua, che cosa è successo 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 nel lato da line, che cosa è successo nelle quote, e tirare un pronostico. E tirare un pronostico. Ci deve essere una congiunzione di più valori che portano a una determinata considerazione. Va bene? Questa in linea di massima è il Situasia Notes. Poi dopo il lancio del file, dopo che avete cominciato a usare il file, probabilmente ci saranno altri video di chiarimento, di approfondimento, di quant'altro. Ma ora passiamo, perché siccome già è passato un'ora e mezza, credo. Passiamo a quello che è in effetti il file. Eccolo qua.